Sun, ancora rimessa per Catania con il numero 12 Provenzani, palla per Agosta, scarico ancora per Provenzani da 3, Ferro, rimbalzo difensivo di Sanna, scarico subito per Maggio, al limite alto dell'area, Sanna dentro per Paci che riceve in post alto, gira sul piede perno, poi serve Maggio, ancora Maggio, una finta, scarico su Paci, step back di Paci, non va. Arriva poi il fallo di Catania quando aveva realizzato Leggio, ma l'arbitro non convalida il canestro. Anzi, attenzione, scusate, fallo del numero 33, quindi fallo in attacco per la Renzullo Arecchi Salerno, è rimessa per Catania. Palla scaricata su Consoli, che imposta il gioco, supera la metà campo, attaccato da Maggio, scarica per il numero 12 Provenzani, poi palla per Agosta, dentro serve il numero 11 Florio e realizza i primi due punti di gara. Attenzione, Sanna, un'autostrada per realizzare, serve poi al vertice opposto dell'area Diomede, palla fuori però, ottima difesa di Catania. Si riparte dalla rimessa con il numero 15 Paci, pronto a rimettere in campo per la Renzullo Arechi, scarico su Leggio e può provare da 3, palla però ancora Maggio, chiama lo schema, ancora vertice destro dell'area Diomede, scarica in post basso per Leggio, si gira, tabellone di Leggio, poi impreciso in questo inizio la Virtus Arechi Salerno, palla ancora per Catania con Gottini ancora. Anzi, scusate, Agosta che si alza, ma ancora un'imprecisione, recupero, rimbalzo di Sanna, palla per Maggio, velocissimo, attacca l'aria, Diomede fuori per Sanna, Sanna taglia tutta l'aria, fallo su di lui del numero 5, Gottini al di fuori dello smile, quindi non si ripartirà da tiri liberi, anzi sì, l'arbitro convalida i due tiri, quindi dalla lunetta Massimiliano Sanna. È alla opportunità per rimettere in pareggio la partita quando siamo a 8 minuti e 18 sul tabellone, 0-2 per l'Alfa Basket Catania. Realizza il primo tiro Sanna, concentrazione massima per il numero 77, va al secondo, parità 2-2 sul tabellone per la Virtus Arechi Salerno. 8 minuti e 14 secondi in questo momento sul tabellone. Attenzione, Provenzani taglia tutta l'aria, prova il crossover, scarica poi su Acosta, il numero 5 Gottini non va, però poco preciso, chiama palla Sanna dall'altro lato del parquet, poi passaggio sbagliato di Paci, ma recupera Sanna, ancora Sanna, crossover in aria, scarica fuori, poi in post alto per Paci che si alza, ma non va il suo tiro, Leggio però il rimbalzo offensivo, recupera e va canestro, 4-2 per la Virtus Arechi Salerno che mette il muso avanti a 7 minuti e 35 sul cronometro. Attenzione però a Consoli che realizza, 4-4, partita equilibrata in questi primi 3 minuti di gara. Maggio palleggia quando siamo ai 9 metri, scarica poi su Diomede, fuori dal vertice destro dell'area per Leggio, salto, riceve Sanna, Sanna ancora spalle a canestro, prova, fallo ancora su di lui, ancora del numero 5 Gottini, fallo ancora del numero 5 catanese, arriva il secondo fallo per Matteo Gottini. Rimessa Virtus Arechi con Paolo Paci pronto a rimettere in campo quando prende le ultime indicazioni di coach Menduto. Palla scaricata per Leggio, linea del 6.75, serve poi Maggio sui 9 metri, Diomede da 3, Ferro recupera però in un primo momento soltanto Paci, la palla poi è catanese, ancora con Provenzani. Linea dei 9 metri, crossover di Provenzani, poi lo scarico improvviso per Consoli che non controlla e palla bianca Virtus Arechi Salerno con Leggio che rimette in campo per Maggio, chiama lo schema Roberto Maggio, grandi passi, si avvicina verso la linea dei 9 metri, sfrutta il blocco di Paci, riceve sul vertice dell'area, scarico fuori per Leggio da 3 che realizza, 7-4 il punteggio, 6 minuti e 35 secondi sul cronometro.
Ancora Catania con Provezzani, attualmente il migliore dei suoi. Tutti i palloni girano per il numero 12 in maglia blu. Florio scarico per Consoli. Ancora Consoli, poi c'è il fallo di Paci sul numero 5 Gottini. Arriva il primo fallo personale per Paolo Paci. Rimessa Catania. Dal lato della panchina proprio di coach Bianca, Proto Provezzani che rimette per Bottini, che realizza da due, anzi scusate, Florio da due. 7-6 il punteggio al Palamaterno, 6 minuti e 10 secondi sul cronometro in questo primo quarto. Palla ancora per Mazzo, linea del 6-75, legge dentro per Paci, che realizza e porta a casa anche il tiro libero. Bella giocata da... possibile da 3 per Paolo Paci. Arriva il terzo fallo di squadra per Catania. Pronto Paolo Paci dalla lunetta, vediamo se si concretizza la giocata da 3 del pivot salernitano. Va Paci dalla lunetta e realizza. 3 punti per Paolo Paci. 10-6 il punteggio, più 4 Virtus, 6 minuti tondi sul cronometro della prima frazione. Pressing alto della Virtus, palla però che arriva per Gottini da 3, realizza Gottini, 10-8, riduce lo svantaggio Catania con il numero 5 Gottini in un tiro da 3. Palla subito ricevuta da Sanna, scarico lato sinistro dell'area per Maggio, linea dei 6,75, Maggio da 3, 13-9, ancora avanti la Virtus con la giocata da 3 di Maggio, a cui risponde ancora Gottini da 3, meno 1 Catania. Bella serie di botte e risposta tra la Virtus e Catania con due giocate da 3, prima di Roberto Maggio, poi di Gottini. 13-12 il punteggio, 5 minuti sul cronometro. Intanto arriva un bel assist di Roberto Maggio con la realizzazione, il numero 47 Manuel Diomede. 15-12 più 3 Virtus Rechi. Palla a Catania con Provenzani. Provenzani prova la giocata da 3, ferro, palla che poi va fuori, rimessa a Virtus Rechi. Pronto a rimettere in campo il numero 33 Gianmarco Leggio. Leggio scarica per Maggio che chiama lo schema e sfrutta il blocco proprio di Leggio. Grandi falcate, prova Maggio, poi si ferma sulla linea dei 6,75. Ancora Maggio, scarico per Leggio. Sfrutta il blocco di Paci, vediamo se prova ancora un tiro da 3. La finta, poi serve ancora dentro Paci. Paci spalle a canestro, prova comunque la conclusione, ferro. E poi arriva ancora la chiamata che fa... bufalire il Palamaterno, ancora un fallo del numero 33 Gianmarco Leggio, è il secondo per lui quando siamo 4 minuti e 30 della prima frazione, già due falli per Gianmarco Leggio. Intanto arriva anche il primo ammonimento a coach Menduto che protesta veementemente con l'arbitro. Ancora il Palamaterno che si imbufalisce. Si riparte dalla rimessa catanese, palla ancora per Provenzani, la sua metà campo a grandi falcate, supera il centrocampo Provenzani, prova il crossover, si ferma, palla scaricata su Agosta, dentro, ha provato l'assist per Florio, non va e arriva il cambio, è uscire proprio Leggio, dentro Tortù. Come dicevo prima, due falli già per Gianmarco Leggio. Il suo posto entra con il numero 0 Lorenzo Tortù. Intanto si riparte ancora con la rimessa per la Virtus. Palla ancora tra le mani di Maggio, scarica su Diomede, taglia tutta l'area, scarico fuori per Tortù che prova da 3, ferro, rimbalzo però è recuperato da Diomede. Ancora Maggio, chiama lo schema Roberto Maggio, il palleggio, sfrutta il blocco di Paci e va alla conclusione da 3 punti, ancora però sbagliata, palla veloce di Catania dentro, recupera Paci, poi veloce per Sanna, Sanna dentro per Diomede, lo coglie quasi alla sprovvista, ma la palla è ancora bianca
e Salernitana. Palla ricezione di Tortù in post basso, l'assist poi per Paci che perde palla, attaccato da Florio, quindi palla poi per Provenza che scarica ancora per Florio, ma sulla traiettoria si inserisce Tortù e arriva la rimessa per Catania. Intanto c'è un cambio anche tra le fila dell'Alfa Basket, esce proprio con il numero 5 Matteo Bottini, dietro con il numero 20 Joseph Sadi. Rimessa Catania al lato destro del campo, palla per Florio che riceve al limite dell'area. Florio dentro in post basso per Sadi, bello però l'anticipo, scusate, di Massimiliano Sanna. Rimessa ancora azzurra, pronto Provenzani a rimettere in campo. Sulla sua traiettoria Diomede chiama lo schede Provenzani, scarico su Florio, fuori per Agosta che sfrutta il movimento di Consoli, sbaglia il gancio a canestro e quindi palla recuperata Virtus con Massimiliano Sanna al limite sinistro dell'area, scarico dentro in post basso per Paci che poi fuori per Diomede, l'assist di Paci e giocata da tre di Manuel Diomede. Allunga il vantaggio la Virtus, 18-12, 2 minuti e 50 sul cronometro, più 6 per i ragazzi di Patron Renzullo. Ancora ricezione in post alto di Agosta, scusate, la palla scaricata per Florio che non controlla per l'anticipo di Paci. Intanto c'è il minuto chiamato dalla panchina di Catania e spot per noi. Eccoci in diretta dal Pala Matirno, squadre che rientrano in campo dopo la prima sospensione del match chiamata da coach Andrea Bianchi per l'Alfa Basket Catania. Ricordiamo il punteggio di 18-12 in favore dei padroni di casa, 2 minuti e 45 sul cronometro. Rimessa catanese con Consoli, si fa vedere Agosta, palla poi scaricata ancora per Consoli, ancora Agosta dentro, ma si terminano i 24 secondi utili a svolgere l'azione offensiva e quindi palla che passa tra le mani della Virtus Arechi. Chiama lo schema, palla ferma, Roberto Maggio riceve ora il pallone, ancora schema, grandi falcate, Roberto Maggio prova, scarico poi fuori sulla linea dei 9 metri per Diomede, poi Tortù, vertice sinistro, si ritorna da Diomede, ancora Diomede, prova il crossover Diomede, attaccato però, perde palla ma arriva il fallo del numero 15 Agosta. Arriva il primo fallo anche per Agosta, Alessandro Agosta. Rimessa Virtus Arechi Salerno, se ne incarica della battuta proprio Diomede. Si fa vedere Maggio ignorato, la palla va a Tortù che taglia tutta l'aria, la conclusione che entra, fallo di Sadi e possibile giocata da tre per Manuel Diomede e primo fallo personale anche per Sadi. Dalla lunetta Lorenzo Tortù, scusate, era lui ad aver realizzato, vediamo se si concretizza la giocata da tre. Parte Tortù dalla lunetta, 3 punti anche per Tortù e
Vantaggio che si allunga ancora per la Virtus, 21-12, due minuti al termine del primo quarto, più 9 per i ragazzi di coach Orlando Menduto. Palla di Consoli, scarico su Florio Provenzani, prova il tiro alla finta da 3 e poi veloce il giro palla di Catania. Taglia tutto all'aria, arriva il fallo di Massimiliano Sanna sulla conclusione da 3 di Provenzani, 3 tiri liberi per Catania. Arriva anche il fallo, dato cambio per Catania, esce con il numero 15 Agosta ed entra con il numero 5, anzi rientra con il numero 5 Bottini. 3 tiri liberi per Provenzani sul fallo di Sanna. Realizza il primo tiro Provenzani. Sbaglia il secondo tiro libero Vincenzo Provenzani, ultimo tiro per lui. Realizza il terzo, 2 su 3 per Vincenzo Provenzani, 21-14 il punteggio, sempre in favore della Virtus Arechi Salerno. La palla è tra le mani ora di Diomede, vertice destro dell'area, scarica in posto alto su Paci. Il pallone torna tra le mani di Diomede. Diomede ancora in palleggio, si fa vedere Tortù, crossover di Tortù che va a canestro, bella azione di Lorenzo Tortù e 23-14 il punteggio. Palla tra le mani di Consoli che chiama i suoi allo schema, attaccato da Maggio, scusate, palla per Consoli che si infila in aria, bloccato, arriva poi anche la... l'intercettamento di Lorenzo Tortù, rimessa a Catania con Matteo Gottini pronto a rimettere in campo per i suoi, si fa vedere Provenzani, la palla però è alta e sbagliata, intercetta Roberto Maggio che poi serve Diomede, va canestro, tabellone, arriva Sanna con il tapin, sbaglia anche lui, rimbalzo di Saadi e palla ancora per Catania quando manca un minuto al termine del primo quarto. Ricordiamo 23-14 il punteggio in favore sempre dei ragazzi di Patron Renzullo. Provenzani intanto prova la giocata da 2, non va, palla ancora recuperata da Paci, poi l'assist di Maggio troppo veloce, non viene intercettato dai suoi compagni, ribaltamento di fronte di Catania che prova con calma con Saadi in post basso contro Paci. Saadi va a canestro, non va, il rimbalzo però è di Consoli, non va nemmeno il suo gancio e palla scaricata Tortù che realizza finalmente una realizzazione, 25-14, 16 secondi al termine, ultima palla questa che giocherà a Catania con Consoli, su di lui Maggio, esce Paci dalla marcatura, Consoli in primo momento cade, ma poi arriva il fallo ravvisato dall'arbitro del numero 22 Roberto Maggio, attenzione, e sono 2 tiri per Catania, 2 tiri arrivati quasi dal nulla, come dicevo. Quando mancano 2 secondi era caduto Consoli, ma l'arbitro ha ravvisato un fallo su di lui di Maggio, quindi 2 tiri per Catania. Il primo viene realizzato da Consoli, arriva anche il secondo, 2 su 2 per Marco Consoli. Ultimo secondo di gara, ci prova Sanna da lontanissimo, non va. Si chiude qua il primo quarto, 25-16 sul tentativo dalla propria metà campo della Virtus. E mini spot per noi.
Rieccoci al Palamatierno, pronti per questo secondo quarto di gara. La Virtus Arechi Salerno che torna in campo con il numero 19 Marco Cucco, capitano 0 Lorenzo Tortù, 15 Paolo Paci, 77 Massimiliano Sanna, il numero 47 Manuel Diomede. Alfa Basket Catania con il numero 12 Provenzani, il numero 15 Agosta, il numero 5 Gottini, il numero 95 Abramo e il numero 11 Florio. Subito in avanti la Virtus, pallone però perso da Massimiliano Sanna e quindi si riparte con la rimessa per Catania. Palla per Provenzani, attaccato da Marco Cucco. Provenzani, limite dell'area, Agosta riceve sempre in posto alto il pivot, girando su se stesso prova la giocata, gancio sotto canestro che non va, arriva Diomede da tre, piazza la giocata Manuel Diomede subito e 28-16 il punteggio, 9 minuti 30 secondi sul cronometro, è ripartita forte la Virtus Arechi Salerno. Frutta il blocco ci cischia un po' con la palla però Agosta, quindi recupera la Virtus con Diomede, linea del 6-75, non va stavolta la sua giocata, rimbalzo offensivo però di Lorenzo Tortù, chiama lo schema Massimiliano Sanna, la finta di passaggio, palla in posto alto ancora per Tortù, fuori per Diomede, ancora da tre e arriva ancora la realizzazione di Manuel Diomede. Subito di seguito due triple per il numero 47 salernitano, il punteggio che si allunga, più 15 Virtus Arechi Salerno, 31-16 il punteggio, 8 minuti 39 secondi sul cronometro, fallo intanto del numero 0 Tortù, primo fallo personale per lui, rimessa per Catania, scarica della battuta numero 11 Alessandro Florio. Si fa vedere Abramo, Luciano Abramo, scarica poi per Provenzani, linea dei 9 metri, ancora palla però per Agosta, in post basso, lotta con Paci, arriva poi la sanzione arbitrale, ancora per il numero 15 Paci, e ancora una chiamata che fa innervosire il Palamatierno, ancora un fallo per Paci, il suo secondo in questa partita, rimessa ancora per Catania, palla per Gottini, fuori per Provenzani, attaccato da Sanna, riceve poi in post basso Gottini, gancio e realizza, 31-18 il punteggio, bella azione dell'Alfa Basket Catania, sulla chiamata però ricordiamo contestata dal pubblico e dai giocatori in campo di Paolo Paci su Agosta. Tanto però è ancora in avanti la Virtus con Diomede, Sanna, per Paci, arriva il fallo di Agosta su di lui, bella lotta tra pivot sotto canestro sia in attacco che in difesa tra Alessandro Agosta e Paolo Paci, rimessa Virtus Arechi Salerno, se ne incarica proprio il pivot salernitano, palla fuori per Tortù, poi Cucco si ricomincia al lato destro dell'area, Sanna sbaglia il passaggio per Diomede, Provenzani scusate, fuori da tre, Gottini non va, però va a rimbalzo e recupera la palla, ancora Gottini attaccato da Tortù, ancora Gottini, prova lui la giocata, step back di Gottini e realizza, 31-18 il punteggio, intanto arriva il time out chiamato da coach Menduto, il primo anche per lui, mini spot per noi.
Rieccoci dopo il minuto di sospensione chiamato da coach Orlando Menduto. Si riparte con il punteggio di 31-20, 11 punti di vantaggio per i ragazzi di Patron Renzullo. Bella realizzazione intanto nel periodo prima della sospensione, scusate, di Matteo Gottini in step back, che ha accorciato le distanze. Tanto Tortù si alza in aria, ma non va il suo tiro, però arriva il fallo di Gottini, anzi il fallo di Agosta, ed è il terzo fallo personale per Alessandro Agosta. Questo è un problema per coach Bianca, suo pivot ha già accumulato tre falli e non siamo ancora all'intervallo. Cambio infatti, esce proprio con il numero 15 Alessandro Agosta ed entra con il numero 20 Sadi. Cambio anche tra le fila della Virtus Arecchi Salerno, è pronto ad rientrare in campo, scusate, Gianmarco Leggio con il numero 33, vediamo chi uscirà. Intanto c'è ancora un dialogo tra Agosta e l'arbitro. Esce con il numero 15 per la Virtus Paolo Paci, come dicevo al suo posto Gianmarco Leggio. Si riparte dalla rimessa salernitana. Se ne carica proprio il neo entrato Leggio, scarica per Tortù. Si ricomincia da Cucco, linea dei 9 metri. Cucco ci prova e va la tripla di Marco Cucco. Con disinvoltura il capitano della Virtus. 34-20, ora aumenta il vantaggio della Virtus, più 14 quando siamo 7 minuti dall'intervallo. Intanto qui bel recupero di Tortù. Transizione di Salerno con Diomede, che realizza Diomede. 36-20 il punteggio. Tanto arriva un'altra sospensione per coach Bianca e ancora un mini spot per noi. Rieccoci dopo la sospensione, la seconda di coach Bianco in questo primo tempo, arrabbiatissimo con i suoi che ora sono sotto di 16 punti contro la capolista. Vediamo cosa ha cambiato coach Bianca. Si vede in campo con il numero 31 Nicolò Mazzoleni. Attenzione, palla per Luciano Abramo. Nel periodo pre-timeout la realizzazione di Diomede è arrivata in seguito ad un'azione confusa all'interno dell'area catanese. Intanto infrazione di passi del numero 20 Sadi e rimessa Virtus Arecchi Salerno con Tortù sul capitano Cucco, che chiama lo schema. Tortù riceve poi la palla dentro per Leggio, attaccato, ravvisa il fallo l'arbitro, che ora ferma il gioco perché è colpito a volto Gianmarco Leggio. Nulla di grave per lui, però si lamenta con l'arbitro, chiedeva un fallo, ma non è dello stesso avviso Andrea Coraggio della sezione di Sora, il secondo arbitro. Tanto arriva il cambio per la Virtus, esce con il numero 77 Massimiliano Sanna ed entra in campo per i suoi primi minuti Mark Zumbel. Ancora Mazzoleni, bello il crossover di Mazzoleni, che ha spazio, si infila nell'area salernitana e realizza. 37-22 il punteggio, 6 minuti e 12 secondi all'intervallo. Leggio per Zumbel, che è finta di tiro
da tre e poi va in aria. Intanto attenzione, Sadi lotta sotto canestro, ma arriva il fallo di Tortù ravvisato dall'arbitro. Arriva il secondo fallo per Lorenzo Tortù. Palla quindi che passa a Catania, pronta a rimettere in gioco con il numero 95, Luciano Abramo per Provenzani, Vincenzo Provenzani, attaccato da Cucco, quasi gli ruba palla, un posto alto riceve Sadi, gioco a due con Bottini, riceve ancora Sadi, ma il gancio realizza con l'aiuto del tabellone Joseph Vita Sadi, 36-24 il punteggio, scusate. In favore sempre però della Virtus Arechi Salerno. Cucco da tre con disinvoltura, stavolta Ferro, poi quasi si ostacolano Bottini e Sadi al rimbalzo difensivo. Cucco aggressivo su Bottini, palla in posto alto ricevuta da Sadi, gioco a due con Abramo che gli restituisce palla sotto canestro, non va però, rimbalzo difensivo di Lorenzo Tortù che prova il crossover. Lorenzo Tortù, rimbalzo però di Sadi, non va il crossover di Lorenzo Tortù all'interno dell'area catanese, facile quindi ingresso in area di Sadi che però sbaglia, attaccato da Leggio. Ora partita velocissima con molti errori sia da una parte che dall'altra, però prova Cucco a rimettere ordine. Tortù sulla linea di 6,75, dentro per Leggio, attaccato dal numero 20 fallosamente. Arriva il secondo fallo anche per Sadi e due tiri liberi per la Virtus Arechi Salerno guadagnati da Gianmarco Leggio. Ne approfitta coach Menduto per dare le indicazioni a Cucco, Diomede e Zumbel. Si riparte dai due tiri dalla lunetta per Gianmarco Leggio, realizza il primo, il numero 33 in maglia bianca, 37-24 il punteggio. Non va il secondo, rimbalzo di Provenzani, il punteggio rimane su 37-24 per la Virtus Arechi Salerno, 4 minuti 35 secondi all'intervallo. Palla ora tra le mani di Abramo, scusate, da tre ci prova, nessuno al rimbalzo per la Virtus però, palla recuperata da Catania, ancora con Provenzani, vertice destro dell'area, passi per Provenzani però, che interrompe il palleggio e poi riparte, rimessa a Virtus Arechi Salerno, ancora con Tortù. Cucco chiama lo schema, si fa vedere Leggio che blocca Provenzani, la palla però è per Zumbel, cambia lato del campo, ancora per Cucco, Leggio in post alto, Zumbel l'assist al vertice, poi la palla dentro per Leggio, ma viene ravvisato un altro fallo a Gianmarco Leggio. Attenzione, si avvicina anche il secondo arbitro, forse c'è un fallo in attacco ravvisato a Gianmarco Leggio e poi anche tecnico. Tanto è il quarto fallo per Gianmarco Leggio e attenzione, problemi anche per la Virtus, costretto al cambio coach Menduto, esce con proprio con il numero 33 Leggio, rientra con il numero 15 Paolo Paci, pubblico che si scalda e poi c'è anche il tecnico ravvisato. Si riparte dal possesso di palla, anzi dal tiro libero per Catania con il numero 5. Realizza Gottini il tiro libero per il tecnico. Possesso ancora Catania, momenti confusi ora nella partita, si fiamma il Palamaterno. Rimessa per Catania
palla ricevuta da Provenzani a grande falcate verso il centro dell'area salernitana, non va la conclusione del numero 12 catanese. Allora recupera Zumbel, palla per Diomede, lo scarico è su Paci in post alto, cambia campo per Zumbel, palla però torna poi a Capitan Cucco, sfrutta il blocco di Paci e va da tre, Ferro al rimbalzo è di Tortù che realizza e porta anche a casa il fallo ravvisato al numero 12 Provenzani, possibile giocata da tre per la Virtus Arechi Salerno e primo fallo per Vincenzo Provenzani. Alla lunetta, si riparte dalla lunetta con Lorenzo Tortù. Intanto ritorna in campo il numero 8 Marco Consoli a posto proprio di Vincenzo Provenzani, intanto realizza il tiro libero aggiuntivo Lorenzo Tortù e punteggio che si porta sul 40-25 per la Virtus Arechi Salerno. 3 minuti 25 secondi all'intervallo, vertice sinistro dell'area della Virtus, si ritorna poi a destra stoppata solo per un primo momento di Tortù, poi tiro da 3 provato da Gottini, rimbalzo difensivo per Sadi, insiste Alfa Basket Catania e arriva la tripla di Gottini, 40-28 il punteggio, ancora largo vantaggio della Virtus che però non deve abbassare la guardia. Tanto riceve all'interno dell'area Paci e realizza facilmente, chiedeva un fallo Gottini non ravvisato dall'arbitro, però chiama lo schema Consoli, attaccato da Cucco, fallo del numero 19 su Consoli, primo fallo per Capitan Marco Cucco. E dalla lunetta si ripartirà con Catania al tiro, il numero 8 Marco Consoli, 42-28 il punteggio. Richiama la calma coach Menduto e ne approfitta per parlare con Mark Zumbel. Attenzione tecnico al numero 5 Gottini, Matteo Gottini, una partita apparentemente calma si sta trasformando in un piovere di falli tecnici e sanzioni da parte del duo arbitrale romano, terzo fallo per Matteo Gottini e ora ci sono davvero problemi per coach Bianca, molti suoi giocatori già con tre falli, il numero 5 Gottini, il numero 15 il pivot Alessandro Agusta, due falli per Saadi e non siamo neanche all'intervallo, 2 minuti e 39 al fine del primo tempo. Ora va Cucco dalla lunetta, realizza Marco Cucco il tiro libero frutto del fallo tecnico sanzionato al numero 5 Gottini e ora può Consoli andare anch'esso dalla lunetta, 43-28 il punteggio, 2 minuti e 39 all'intervallo, non va il primo tiro di Matteo Gottini. Realizza il secondo, 1 su 2 per Gottini e punteggio che si porta sul 43-29, sempre in favore della Virtus Arechi Salerno. Ora ci prova Zumbel dalla linea dei tre punti, abbastanza solo, non va. Poi anche Diomede ci prova, sempre da tre. Ferro pieno anche per lui, recupera però Zumbel in attacco e quindi ha ancora una possibilità la Virtus Arechi, la palla tra le mani del capitano Cucco, dentro l'assist di Tortù per Paci, ma arriva il fallo del numero 11 credo,
Pazzi del numero 31 Nicolò Mazzoleni. Si riparte dalla lunetta quindi con il numero 15 Paolo Paci. Realizza il primo libero Paolo Paci. Non va il secondo, 1-2 per il pivot salernitano, ma il rimbalzo è ancora bianco-azzurro con Marco Cucco. Si allarga sul vertice destro dell'area Diomede, ma la palla è dentro per Tortù, che ha un'autostrada e fa realizzare facile appoggiandosi al tabellone. 46-29, 1 minuto e 45 secondi all'intervallo. Palla su Florio per Catania. Attaccato da Tortù, la palla è ricevuta in post basso da Sadi, che lotta con Paci, che alza le manone, non c'è possibilità di scarico, arriva solo ora su Florio, ma il suo tiro è preda di Paci al rimbalzo. Cucco chiama ancora lo schema, riceve Zumbel vertice sinistro dell'area, quasi perde il pallone, lo recupera dentro, anzi fuori per Diomede, che scarica veloce su Paci e arriva poi il tap-in di ancora di Tortù. 48-29 il punteggio, 4-0 il mini break della Virtus, che si porta più 19 su ragazzi maglia blu di coach Bianca. Intanto arriva il fallo del numero 47 Manuel Diomede. Primo fallo per Manuel Diomede, che lascia il campo per il numero 77 Massimiliano Sanna. Scusate, si riparte dalla lunetta con Vincenzo Provenzani. Non va il primo libero di Provenzani. Realizza il secondo, 1-2 per Vincenzo Provenzani, punteggio che si porta sul 48-30, sempre in favore della Virtus Arechi Salerno, più 18 sugli avversari. Intanto c'è un altro cambio, esce con il numero 15 Paci ed entra anch'esso per i suoi primi minuti Andrea Antonacci. Il numero 13, intanto ci prova Tortù da 3, non va il suo tiro, rimbalzo di Florio. Poi libero Abramo, non va il suo tiro però, ancora rimbalzo di Tortù, palla poi per Zumbel, vertice dell'area Antonacci, palla scaricata di nuovo fuori per la giocata da 3 di Zumbel, che non va, poi realizza Tortù dopo il rimbalzo offensivo. 50-30, più 20 per la Virtus Arechi Salerno. 10 secondi all'intervallo, ultima giocata per l'Alfa Basket Catania, che ci prova con Consoli, attaccato da Tortù, dietro la schiena Consoli, per scarica poi per il numero 62 la spina, ma si conclude qui il primo tempo tra Virtus Arechi Salerno ed Alfa Basket Catania. A condurre sono i padroni di casa con il punteggio di 50-30. Per Marco Consoli, 4 per Alessandro Florio, 3 per Vincenzo Provenzani, 2 Alessandro Agosta, 2 per Joseph Bida Sadi. Tutto pronto per
la partenza del terzo quarto. Possesso Alfa Basket Catania con Marco Consoli. Il suo play scarica per il numero 11 Florio, dentro per Provenzani, ancora fuori lo scarico su Consoli, riceve Agosta ma viene anticipato da Tortù che fa ripartire velocemente i suoi. Palla che transita prima tra le mani di Roberto Maggio, poi per Massimiliano Sanna. Si ritorna da Zumbel, Maggio veloce la circolazione di palla dei ragazzi di coach Menduto. Sanna in post alto, fuori per Tortù, il crossover, poi l'assist dietro la schiena che non va per Paolo Paci, che sbaglia la realizzazione con il suo, la sua classica giocata, il gancio a giocare col tabellone. In un primo momento intercetta Maggio, poi lo scarico su Agosta che realizza, 50-32 il punteggio, 18 punti di vantaggio per la Virtus Rechi Salerno quest'oggi, quando siamo a 8 minuti e 50 sul cronometro del terzo quarto. Maggio contro Provenzani, lo scarico ancora su Massimiliano Sanna, prova il crossover anche Massimiliano Sanna, lo scarico facile per Paci che realizza, facile facile il tap-in del pivot salernitano, 52-32 il punteggio. Provenzani dentro per Florio spalle a canestro contro Sanna, sbaglia Florio che poi commette fallo di frustrazione proprio su Sanna. Arriva il secondo fallo per Alessandro Florio. Rimessa Virtus Rechi Salerno, il primo fallo di squadra in questo terzo quarto per l'Alfa Basket Catania. Palla per Maggio, veloce sul vertice destro del campo dell'area, scusate, ancora Maggio, poi si sposta sulla sinistra, po' sbasso Paci, gancio ferro e recupero di Agosta, poi palla scaricata su Provenzani. Provenzani contro Zumbel, lo chiude molto bene il giovane, la giovane guardia salernitana. Palla poi per Agosta, fuori dall'area, non è proprio la sua zona di competenza. Palla per Consoli, l'ultimo a mollare dei suoi. Si realizza ancora Marco Consoli, il numero 8. Palla poi per Sanna. Carica su Maggio che sfrutta il blocco di Tortù, gli rende di nuovo il pallone e Tortù realizza, 54-34 il punteggio. Persistono i 20 punti di vantaggio per la compagine di Patronello Renzullo. Esce in pressing alto Paci, non va però il suo tentativo di rubare il pallone, realizza Catania. Palla per Mark Zumbel, lascia poi il pallone a Maggio che scarica per Tortù, ma Sanna si fa fregare il pallone da Florio. Palla poi per Provenzani su Consoli, dentro in posta alto riceve Agosta, viene attaccato da Paci fallosamente secondo Dario Di Gennaro. Rimessa a Catania e arriva il terzo fallo anche per Paolo Paci, secondo giocatore a raggiungere quota 3 falli dopo Gianmarco Leggio. Va, sbaglia il tiro Agosta, recupero palla per la Virtus Rechi Salerno con Zumbel veloce sul, sbaglia il palleggio Maggio, quasi perde il pallone, sfrutta poi il blocco di Paci, si infila in aria, poi scarica su Sanna, assist volante, fuori per Tortù, si alza poi in aria, sbaglia il tiro ma Paci a rimbalzo realizza, appoggia il pallone a canestro, tap in per lui, 56-36, 6 minuti sul cronometro di questo terzo quarto. Ancora Agosta in post alto, sfrutta il blocco Gottini, arriva ancora il fallo di Paolo Paci, quarto fallo per Paolo Paci, poi rimane a terra Matteo Gottini.
Agosta protesta per un presunto fallo antisportivo. Intanto esce Paci, entra al suo posto Andrea Antonacci. Ancora un'interruzione per la pulizia del campo. Quando si riparte poi con la palla sarà rimessa in gioco da Vincenzo Provenzani per l'Alfa Basket Catania. C'è ancora un dialogo tra l'arbitro e Agosta. Palla scaricata su Florio, rimessa in campo, poi Consoli, Provenzani prova il tiro da tre, poi scarica in post basso, riceve Agosta che attacca il canestro e realizza Alessandro Agosta. 56-38 il punteggio. Maggio sfrutta il blocco di Antonacci e arriva il fallo di Vincenzo Provenzani. Secondo fallo di squadra per l'Alfa Basket Catania e secondo fallo anche personale per Vincenzo Provenzani. Rimessa battuta velocemente per Antonacci, scarico su Maggio, Sanna, linea dei 9 metri. Pallone ancora per Maggio, resto e tiro da tre, ferro pieno. Poi Zumbel recupera, ci riprova Maggio che chiama lo schema. Sanna si sposta sul vertice destro dell'area, pronto per il tiro. Si allarga invece a sinistra per Zumbel, resto e tiro dalla media. Non va, arriva ancora però un tortù che le ha prese tutte a rimbalzo in quest'oggi e appoggia facile facile l'ennesimo tap-in della sfida. 58-38, persiste e 20 punti di vantaggio. Intanto ora si fa sorprendere la difesa con un assist lungo di Florio per Consoli che realizza poggiando al tabellone. 58-40, più 18 versus Arechi Salerno. Ancora Tortù dentro, attaccato da Agosta che però in un momento di caos si fa fregare palla e arriva la realizzazione da 3 punti per Roberto Maggio. 61-40 il punteggio. Rimette a posto le cose Roberto Maggio dopo un momento di confusione all'interno dell'area catanese. Riceve ancora in post alto per tutta la partita. Coach Bianca si è giocato il suo pivot lontano dal canestro, mettendolo in post alto in ricezione al di fuori dell'area salernitana. Sbagliato il suo tiro e possesso ancora bianco-azzurro salernitano. Roberto Maggio per Lorenzo Tortù, scambiano i due. Sfrutta e chiama il blocco di Antonacci, la palla poi transita per Sanna che ci prova da tre, rimbalzo di Antonacci, ancora Roberto Maggio che ne infila un'altra e ora inizia a tirare con una percentuale altissima il play napoletano, il numero 22 Roberto Maggio. 64-40 recita il tabellone, 3 minuti e 35 secondi al termine del terzo quarto. Vediamo se Catania avrà ancora da dire qualcosa a questa partita. Ci prova il numero 11 Florio e realizza. 64-42 il punteggio. Prova a rubare palla Gottini, Tortù elude però l'intervento. Antonacci sotto canestro, serve Tortù, non provando la sua conclusione personale. Eccesso di altruismo per Andrea Antonacci. Intanto Tortù ancora ruba la palla e va alla schiacciata Lorenzo Tortù. Grandissima prestazione quest'oggi del numero 0 della Virtus Arechi Salerno. 66-42 il punteggio. 2 minuti 45 secondi sul cronometro. Acosta riceve ancora in post alto, ha provato il crossover, porta a casa il fallo di Andrea Antonacci. E si riparte dalla rimessa. E arriva il primo fallo per Andrea Antonacci. Intanto cambio tra le fila dell'Alfa Basket Catania. Esce col numero 12 Provenzani e rientra con il numero 95 Luciano Abramo, che si incarica anche della battuta della rimessa.
palla ricevuta da Gottini, fuori si ritorna da Consoli, il numero 8, vedere Luciano Abramo, vertice destro dell'area, poi la palla scaricata senza guardare da Agusta, preda dell'attacco salernitano, da tre Zumbel, arresto e tiro, e realizza anche Mark Zumbel, si iscrive al tabellino delle triple quest'oggi, 69-42, partita largamente archiviata dalla Virtus quando mancano due minuti al termine, sta pian piano mollando anche a livello di concentrazione l'Alfa Basket Catania. Tanto ora arriva però una tripla di Matteo Gottini, ovvero l'ultimo a mollare per i suoi, 69-45 il punteggio, palla tra le mani di Roberto Maggio, Zumbel cambia campo, solo in un primo momento intercetta Gottini, poi arriva il fallo su Tortura che stava andando a realizzare, fallo del numero 95 Luciano Abramo, e primo fallo per lui, tanto esce con il numero 15 Agusta e rientra con il numero 20 Saadi. Si riparte dai tiri dalla lunetta per Lorenzo Tortù. Fatto piccola interruzione per la pulizia del parquet. Si prepara anche un cambio tra le fila salernitane. Pronto a fare il suo esordio in questa partita con il numero 11 Mattia Melchiorri. Vediamo di chi prenderà il posto, proprio del numero 77 Massimiliano Sanna, quindi esordio in questa partita anche per Mattia Melchiorri, a far ruotare un po' il vasto roster coach Orlando Menduto quando la partita sembra terminata in anticipo, 70-45 il punteggio, 2 su 2 per Lorenzo Tortù dalla lunetta, 71-45 il punteggio, 1 minuto 40 secondi al termine del terzo quarto, ci prova Consoli ancora, prova il crossover, lo chiudono in due, la palla è scaricata fuori per Saadi, poi Abramo da 3, Ferro corto il suo tiro, rimbalzo ancora suo, però sbaglia ancora, Antonacci lo chiude, la palla ruota velocemente, è ancora tra le mani dei giocatori maglia azzurra, ci pezza poi Consoli a realizzare, 71-47 il punteggio, attacco ancora la Virtus, chiama il blocco Roberto Maggio che ci prova dai 9 metri, conclusione difficilissima dopo aver sfruttato il blocco di Antonacci, palla tra le mani di Gottini che riceve in post basso, non ha spazio per concludere, allora va fuori vertice destro dell'area per Consoli, ma transizione di Roberto Maggio che si mette tra la linea di passaggio di Consoli e Saadi e intercetta, in attacco ancora la Virtus, scambio veloce Zumbel Maggio, forse un fallo di Consoli che chiede scusa al play napoletano, Zumbel ha spazio ma preferisce il crossover e arriva la stoppata fantastica di Saadi che inchioda il pallone sul fondo a Mark Zumbel e si riparte con la rimessa per la rete di Salerno, 71-47 il punteggio, 30 secondi al termine di questo terzo quarto. Prova Antonacci che l'arresto è il tiro ma non va, viene murato, allora la palla viene recuperata da Maggio, sfrutta e chiama ancora il blocco di Antonacci, fallo su di lui del numero 20 Saadi, arriva il quarto fallo anche per Joseph Saadi. Cambio tra fila Virtus, esce forse il migliore in campo in questa sfida, Lorenzo Tortù, rientra in campo con il numero 33 Gianmarco Leggio, deve fare attenzione ai falli, è a quota 4. Cambio anche per Catania, esce con il numero 20 Saadi,
anche lui quota 4 falli. Entra in campo il numero 62, Giuliano Laspina. Palla ancora tra le mani di Roberto Maggio. Maggio chiama il blocco a Leggio. Maggio finta, poi va comunque dalla linea al 6,75. Il rimbalzo è offensivo, è di Gianmarco Leggio e viene commesso anche il fallo dal numero 62, la spina. Si riparte dalla lunetta con Gianmarco Leggio, primo fallo per Giuliano La Spina. Primo tiro realizzato da Gianmarco Leggio, 72-47 il punteggio, 2 secondi al termine del terzo quarto. 2-2 per Gianmarco Leggio, 73-47, presumibilmente si chiuderà così il terzo quarto, infatti sì, arriva la terza sirena, 73-47, mini spot per me. Bentornati dal Palamatierno per l'ultimo quarto della sfida tra Virtus Arechi Salerno e Alfa Basket Catania. Il punteggio non è stato mai messo in discussione, sempre avanti i padroni di casa, 73-47 in quest'ultima frazione. Si riparte dal possesso biancazzurro. Zumbel, limite dell'area, scarico per Antonacci. Antonacci poi va a prendere la posizione di post basso, riceve spalle a canestro. Antonacci, palleggio e scarico fuori per Melchiorri che ci prova da tre, non va la tripla del giovane numero 11 salernitano che si prende gli applausi del Palamatierno. Rimessa per l'Alfa Basket Catania. Palla tra le mani di Vincenzo Provezzani, scarico su Gottini. Sempre in campo il numero 5, solo pochi minuti fuori per l'ultimo ammollare del migliore in campo dell'Alfa Basket Catania, che ora riceve in post alto, attaccato però da Leggio, è costretto spalle a canestro, sbaglia la conclusione infatti, e recupero facile di Andrea Antonacci. Maggio per Zumbe, la palla torna tra le mani del play napoletano, Melchiorri. Scambiano le posizioni i giocatori di Coach Menduto. Arresto e tiro dalla media. La giocata classica di Mark Zumbel che non sbaglia. 75-47 il punteggio. Attenzione ora al crossover di Provenzani che prende il fallo del numero 13 Antonacci. Il secondo fallo personale per il giovane pivot salernitano. E si riparte da due tiri dalla lunetta per Vincenzo Provenzani. Non va il primo per il numero 12 catanese.
realizza il secondo, 1-2 per Vincenzo Provenzani. Ora chiama lo schema Roberto Maggio. Si è posta sul vertice destro, la palla è poi per Thumbel, Leggio dietro la schiena per Maggio, no look per Antonacci, grande giocata della Virtus e ancora una realizzazione, arrivano i primi due punti per Andrea Antonacci. Dato c'è anche fallo tecnico del numero 5 Gottini, viene espulso. E frustrazione per quello che era stato il migliore in campo finora dell'Alfa Basket Catania. Espulso quindi e si riparte dalla lunetta con Roberto Maggio. Realizzazione per Roberto Maggio, 78-48 il punteggio. 30 punti di vantaggio per la Virtus. A Maggio incoraggia il giovane Melchiorri, ancora il pressing alto della Virtus, arriva il fallo del numero 11 Melchiorri, arriva il primo fallo per lui. Possesso Alfa Basket Catania, due falli di squadra per la Virtus, 0 per l'Alfa Basket Catania. Ha davvero il morale sotto gli scarpini. Provenzani prova ancora, la palla però viene scaricata fuori, impreciso, stanchissimo anche Vincenzo Provenzani. Si riparte con Roberto Maggio, 8 minuti 20 secondi sul cronometro, 78-48 il punteggio. Ora Thumbel prova la schiacciata, sbaglia il tapin sotto canestro Antonacci, recupera Agosta, ma Roberto Maggio ancora non molla, pressa alto e quasi recupera il pallone tra le mani di Vincenzo Provenzani, ma la rimessa è per Catania. Non ha mollato mai la Virtus in questa partita, sempre altissima la concentrazione, continua il pressing, anche 30 punti di vantaggio e con molti under in campo. Provenzani ci prova da 3 a dire qualcosa nella partita, ma ora davvero poca roba Catania, ci prova con le ultime forze. Maggio, la forse il primo errore di Roberto Maggio, e Abramo con l'aiuto del tabellone realizza, palla al vertice dell'area per Thumbel che scarica in post basso per Leggio, un errore da 3 ancora di Melchiorri, ancora Provenzani in crossover, Thumbel poi commette fallo e poi l'antisportivo chiamato al giovane Melchiorri. Attenzione, fallo di Mark Thumbel. Quindi due tiri dalla lunetta per Provenzani e poi arriva il fallo antisportivo sanzionato a Melchiorri. Quindi secondo fallo per Melchiorri e primo fallo personale per Mark Thumbel. Si riparte dalla lunetta con Vincenzo Provenzani, due tiri per lui. Sbaglia il primo libero Vincenzo Provenzani. Realizza il secondo, 1-2 per Vincenzo Provenzani. E altri due tiri per l'antisportivo sanzionato a Melchiorri. 78-50 il punteggio, 7 minuti al termine della partita. Realizza il terzo tiro Provenzani. Sparso, 3 su 4 per Vincenzo Provenzani. Possesso ancora per l'Alfa Basket Campania.
78-52 il punteggio. Cambiato poco nella sfida del Palamaterno, però comunque ancora avanti l'Alfa Basket Catania con Acosta sempre in ricezione in post alto, scarico fuori per Provenzani che ci prova da tre, rimbalzo di Gianmarco Leggio, si riparte con Roberto Maggio, scarico su Zumbel che chiama il blocco a Gianmarco Leggio, la palla è per Antonacci in post alto, Maggio attaccato mani addosso dalla difesa catanese, Melchiorri, arresto e tiro dalla media, non va. Solo in un primo momento Gianmarco Leggio prova il rimbalzo, la palla è fuori ed è in possesso del Basket Catania. Il numero 12 Vincenzo Provenzani, 78-53 il punteggio, 6 minuti 35 secondi al termine, ancora riceve in post alto Agosta, sbaglia a canestro, prova, non va il suo tiro, ben difeso da Gianmarco Leggio. Maggio prova la conclusione, fallo ancora su Roberto Maggio del numero 11 Alessandro Florio, arriva il terzo fallo personale per Alessandro Florio, si parte dalla lunetta, proprio nel numero 22 il play napoletano Roberto Maggio. Realizza il primo tiro libero Roberto Maggio. Realizza anche il secondo, 80-53 il punteggio. Ed esce proprio con il numero 22 Roberto Maggio che rifiata. Rientra con il numero 19 Capitan Marco Cucco. Come dicevo, 80-53 il punteggio, 6 minuti 25 secondi al termine della gara. Ancora in pressing alto la Virtus, pochi spazi, poche idee per Catania, giocato davvero una gran partita la Virtus, qui una disattenzione di Zumbel però permette a Provenzani di realizzare, 80-55 il punteggio. Zumbel per Leggio da tre, realizza Gianmarco Leggio, 83-55, 5 minuti 50 secondi al termine. Agosta fuori dall'area, non proprio la sua zona, come molto spesso è capitato in questo match. Provenzani dentro per Agosta, bella questa azione però del Basket Catania che porta alla realizzazione proprio del numero 15 Alessandro Agosta. Palla ancora Virtus, Leggio per Melchiorri, mette pallone a terra, prova ad infilarsi in aria, fa Cucco che prova l'assist, involontario, e arriva però comunque il pallone per Antonacci che realizza, ancora due punti per Andrea Antonacci, 85-57 il punteggio, 5 minuti al termine della sfida. Movimento sotto canestro, Patane per Agosta dalla media, rimbalzo di Leggio che forse chiedeva un fallo su di lui, le mani addosso dopo il rimbalzo del numero 11 Alessandro Florio, non è dello stesso avviso l'arbitro, finta da tre, blocco per Melchiorri, poi gli ritorna il pallone Melchiorri, ancora Leggio, ci prova da tre ma il canestro stavolta è lontano, palla per il Catania, sostituzione intanto, esce con il numero 15 Alessandro Agosta, rientra con il numero 20 Zosè Saadi, Consoli per Saadi che ha ricevuto in post alto, scarico su Provezzani che ci prova da tre, ferro e il recupero è di Capitan Cucco che si avvia verso il vertice sinistro dell'area, linea dei 9 metri per Capitan Cucco, ci prova da tre, ferro, corto il tiro di Capitan Cucco, poi la palla intercettata, ottima difesa di Capitan Cucco che dopo aver sbagliato dalla linea dei 6,75 ritorna sul pallone, lo mette in rimessa.
dal fondo Catania, palla per Florio, per Provenzani, attaccato da Melchiorri, blocco chiamato per Florio da tre, ferro e rimbalzo di Mark Zumbel. Ora Zumbel scarica su Melchiorri, si infila in aria, arresto e tiro dalla media col tabellone, si aiuta, arrivano i primi due punti di questa partita per, anche per il giovane Mattia Melchiorri, che prova la stoppata e riesce, stoppata anche, grande giocata sia in attacco che in difesa per Mattia Melchiorri, che si prende i primi applausi del Palamatir. Punteggio rimane sull'87-57, 3 minuti al termine della gara. Dall'interno della lunetta lo scarico di Zumbel fuori per Leggio, poi la ricezione in post basso per Antonacci, viene attaccato dal numero 11 Florio, arriva il quarto fallo per Alessandro Florio, anzi il terzo fallo, scusate, per Alessandro Florio. E ancora spazio per un altro giovanissimo. Sentite gli applausi del Palamatirno per il giovane Mario Corvo, classe 2001, entra in campo in questo momento al posto del numero 12 Mark Zumbel. Minutaggio anche quindi per il giovane Corvo, che subito riceve nell'angolo, nel vertice destro, scusate, dell'area. Cucco ci prova dai 7 metri, il suo pallone è lungo però, preda della difesa catanese. Lungo il pallone che anticipa e sporca solo Melchiorri, mette in rimessa, non riesce ad agguantarlo il giovane 11 salernitano. Rimessa per Catania con il numero 12 Provenzani, si fa vedere Patanè, poi Sadi, ritorna il pallone, prova l'assist ancora, ma recupera ancora Melchiorri. Cucco allarga per Melchiorri, che ci prova da tre, corto il suo tiro. Sadi solo in un primo momento, poi tocca Melchiorri e poi c'è il time out chiamato dalla panchina catanese. Primo di questo secondo tempo, mini spot per noi. Bentornati al Palamatirno per questi ultimi 2 minuti 35 secondi di una sfida ormai in porto, la settima vittoria consecutiva per la Virtus Arechi Salerno, che raggiunge quota 14 punti, sempre in testa alla classifica, in attesa di conoscere il risultato di Caserta e Matera. Tanto Sadi qui realizza, arriva la realizzazione per Catania, 87-59 il punteggio, 2 minuti 10 secondi al termine. Cucco dentro per Antonacci, che non controlla, rimessa per Catania, come dicevo, in attesa di conoscere gli altri risultati. La Virtus è sempre più in testa alla classifica, 14 punti, settima vittoria consecutiva. La partita sin dal primo quarto, ripetiamo, non ha avuto storia. 30 i punti di vantaggio per i ragazzi di coach Menduto, che ora commettono fallo, si riparte dalla lunetta. Il fallo è stato commesso sul numero 15 Alessandro Agosta, che ora andrà a provare a realizzare due tiri liberi. Va il primo per Agosta. Arriva anche il secondo, 2 su 2 per
Alessandro Agosta, 87-61 il punteggio, 1:55 al termine. Dato siamo già a dare qualche risultato in tempo reale. Matera ha sbancato il Palazzaoli di Battipaglia con il punteggio di 50-94. La HSC Roma sta vincendo con il punteggio di 64-58 sul campo di Napoli. E ancora non sono arrivati aggiornamenti sull'ultima sfida della capolista, dell'altra capolista, la Deco Caserta, contro, in casa contro Costa d'Orlando. Qui c'è la prima realizzazione di Melchiorri, 1-2 per lui dalla lunetta. 88-61 il punteggio, 1:40 al termine. E bella realizzazione intanto di Vincenzo Provenzani. 88-63 il punteggio, rimane quindi al momento tutto invariato in testa alla classifica. E quattro squadre al primo posto rimangono a pari punti. Fondamentale quindi quest'oggi la vittoria anche per la Virtus. Come dicevo, la settima di fila, quando intanto si riparte ancora dalla lunetta, sempre con Melchiorri, ha subito l'ennesimo fallo. Il primo tiro non va di Mattia Melchiorri, prende comunque l'incoraggiamento dei compagni. Arriva il secondo, 0-2 stavolta per Mattia Melchiorri, e rimane 88-63 il punteggio, 1:20 al termine. Ancora avanti Catania con Sadi, palla per Patanea, spazio per la conclusione da 3, non va, colpisce il tabellone, il recupero è sempre di Mattia Melchiorri. Antonacci ha ricevuto in posto alto, lo scambio veloce con Mario Corvo che subisce fallo dal numero 22 Patanè. Tanto arriva ancora un esordio, esce con il numero 33 Gianmarco Leggio ed entra per il suo esordio in assoluto in questa stagione con il numero 18 Vincenzo Festinese, membro dell'under 18 della compagine salernitana. Passerella in questi ultimi minuti per i tanti giovani del settore giovanile della Renzullo Arechi Salerno. Non vanno i tiri dalla lunetta, 50 al termine. Palla tra le mani ancora di Agusta, vertice sinistro dell'area, dentro il palla per Patanè che deve solo appoggiare a canestro. 88-65 il punteggio. Cucco con tranquillità si sposta al limite dell'area, lo scarico è su Festinese, si gira, protegge il pallone Festinese, lo scambia con Melchiorri. Melchiorri dentro per Festinese, stoppato da Patanè. Stava per esultare tutto il palamaterno sul tiro dalla media di Festinese, giovane salernitano, ricordiamo. 13 al termine, forse l'ultima azione per la Virtus. Non va il tapin di Antonacci, 4 al termine, ci ha provato dal casa sua Patanè, forse credeva che il tempo fosse scaduto. Si riparte con Corvo. Corvo agli ultimi secondi prova il tiro, Patanè, però arriva la realizzazione forse in extremis di Festinese, vediamo se l'arbitro lo convalida. No, era già terminata, quindi finisce la sfida del palamaterno tra Virtus Arechi Salerno e Alfa Basket Catania con il punteggio di 88-65, settima vittoria consecutiva per gli uomini di coach Menduto e patron Nello Renzullo. Appuntamento tra 2 settimane contro la Lewis Roma. Un saluto da Francesco Urza e dalla Virtus Arechi TV. Buona serata a tutti.